Torniamo a parlare di argomenti importanti, parliamo comunque di salute, perché parliamo dell'ambiente innanzitutto, che ovviamente un ambiente sano è sinonimo di salute per tutta la popolazione. Energy Med è un evento che si terrà tra pochissimo, ne parlo in studio, con una persona che si occupa di un'associazione molto molto importante, Michele Macaluso. Buongiorno Michele. Buongiorno. Buongiorno. A lei e a tutti voi. L'ANEA, quindi l'Associazione Napoletana Energie Alternative. Sì, l'ANEA è l'agenzia che si occupa di promuovere la tutela dell'associazione, invece agenzia. Che si occupa di promuovere la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dell'ambiente attraverso una serie di iniziative che vanno dalla promozione del risparmio energetico nelle case, nelle industrie, la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, quindi tutto ciò che è per esempio energia solare, energia dal vento, ormai tutte queste tecnologie non sono più una scelta, un'opzione, ma sono una strada obbligata se vogliamo vivere in un ambiente più pulito. Ma lo sono già una strada obbligata, è ancora lungo il percorso? Ma diciamo, sono una realtà, sono tecnologie già esistenti che esistono, diffuse ovunque. È chiaro che la strada per sostituirle alle energie convenzionali, parliamo di petrolio, la benzina che tutti noi usiamo per muoverci in auto, o il metano, è ancora lunga, perché la sostituzione non può avvenire in così d'amblè. Siamo però sulla buona strada. Però stiamo sulla buona strada, sia perché la sensibilità dei cittadini, delle autorità politiche sta aumentando, sia perché è un obbligo, perché ormai è sotto gli occhi di tutti che ci sono dei cambiamenti in corso, anche cambiamenti climatici, le stagioni non sono più le stesse. Ecco, non esistono più le mezze stagioni, poco felice ma purtroppo vera, effettivamente. Quindi, quest'anno è sembrato di vivere un clima tropicale a Napoli. Sì, sì, quindi insomma è un fatto tangibile, non è più un'ipotesi quello dei cambiamenti climatici. Energy Med sarà presente alla mostra d'Oltremare, al Teatro Mediterraneo, con un evento al quale ovviamente potrete partecipare tutti dal 31 marzo al 2 aprile 2016. Questo è l'invito. Che cosa possiamo trovare in questa esposizione, questa mostra, a parte i convegni e i meeting? Sì, allora, Energy Med è una manifestazione che include tante cose. È un appuntamento unico nel centro-sud per l'ambiente, dicevamo. È un'occasione unica di business per imprese, professionisti, tecnici che lì trovano su 10.000 metri quadrati di esposizione e una sessione convegnistica molto interessante l'occasione per aggiornarsi in tempo rapido incontrando le imprese su quelle che sono tutte le novità sulle tecnologie, i prodotti e i servizi per migliorare l'efficienza energetica della propria casa, dell'industria, per muoversi in modo più ecologico con veicoli elettrici, biciclette, monoruote che sono sempre più diffuse e che possono essere utilizzate come mezzo di spostamento in città, tanti prodotti realizzati dal riciclo della carta, dal riciclo della plastica per comprendere come la raccolta differenziata che ognuno di noi fa nella casa poi produce un risultato positivo per l'ambiente, ma anche prodotti concreti, dal pullover ai tavoli, alle panchine, agli oggetti di uso comune. Quindi poco continuiamo a parlare di questo argomento molto interessante. Ci colleghiamo con Max Guerriero. Sì, siamo in diretta da Piazza San Gaetano, abbiamo cambiato completamente location, quindi dalle primarie del PD a Gianni Lettieri, candidato a sindaco civico appoggiato dal centrodestra. Allora, dottore, è un grande momento, siamo sotto i gazebo con la gente, con il suo questionario e affrontiamo tanti problemi, incontriamo i cittadini. Vabbè, devo dire, meglio questo che le primarie del PD, perché qua facciamo le primarie del fare, cioè le primarie delle cose che bisogna fare per ogni quartiere. I gazebo stanno raccogliendo le priorità del quartiere. Il mio impegno è che la prima delibera di giunta sarà incentrata, cioè sarà un pacchetto per ripristinare sicurezza e legalità.
le successive 10 riunioni di giunte saranno tenute una per ogni municipalità e prenderanno le priorità che sono state indicate dai quartieri. Il mio impegno è deliberarle immediatamente e realizzare nei 100 giorni la priorità di ogni quartiere. Dottore, le chiede ai cittadini 3 priorità per ogni quartiere, per ogni zona, ma le sue priorità, le sue 3 priorità rapidamente per Napoli, quali sono? Le 3 priorità per Napoli sono lavoro, lavoro, lavoro e poi sicurezza. Che poi sono strettamente collegate. Sono strettamente legate perché se si crea lavoro si toglie manovolanza alla criminalità organizzata, bisogna lavorare sui giovani, poi l'ho già detto, farò un assessorato che sarà assessorato a bambini, famiglie e scuole, perché bisogna iniziare anche dai bambini, e per la sicurezza un upgrade al corpo di polizia urbana che sarà il piccolo esercito del sindaco sulla città. E ricordiamo che sono già arrivate migliaia di proposte ai vostri gazebo. Sì, stanno adesso un team di esperti sta lavorando per elaborarle e poi faranno parte del programma del sindaco, ma soprattutto quelle realizzabili a breve, l'impegno mio è farle nei primi 100 giorni. Noi ringraziamo Gianni Lettieri, io ti restituisco la linea a Paola da Piazza San Gaetano, è tutto. Ma grazie a te Max Guerriero. Torniamo in studio, stavamo parlando di Energy Med, questo evento che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d'Oltremare, dove troverete convegni, meeting, espositori, le nuove energie, le energie alternative per non inquinare, quindi interessantissimo non solo per tutte le persone che volessero intraprendere un nuovo percorso ecologico nella propria casa, ma anche per gli spostamenti, per i mezzi di locomozione, ma interessantissimo anche per tutti coloro che hanno un'impresa edile, un'azienda di impiantistica per quanto riguarda l'idraulica, l'elettricità, insomma è veramente interessante, imperdibile, quindi importante per tutti. All'interno di Energy Med ovviamente si sviluppano anche altre iniziative, caro Michele Macaluso, Anea ha indetto anche un concorso, due parole, due ruote in due parole. Esatto. Quali sono le due parole? Esatto, le due parole sono Napoli e bici. Due parole chiave, dobbiamo creare uno slogan. Esatto, ecco. Invitiamo tutti gli interessati all'ambiente, al tema e a Napoli, a una città così splendida, a proporre uno slogan che mette insieme queste due parole, Napoli e bici. Tipo che... vedi Napoli e non muori se vai in bici. Esatto, e questo è uno slogan che, che deve proporre su Facebook, perché questo... E il meccanismo è il veicolo, nel senso che i follower di Facebook ormai sono quindi migliaia. Quindi devono cercare Anea su Facebook. No, Energy Med. C'è una pagina ufficiale, esatto, quindi dove c'è la sessione dedicata allo slogan. Allo slogan e al concorso, che si chiama contest, si usa il questa contest, terminologia, il contest, ma di fatto è un concorso nel quale proporre un proprio slogan con queste due parole. E poi saranno stesso i follower, quelli che vivono Facebook con il mi piace, a decretare chi sarà, quale sarà lo slogan, ecco, migliore. E lo carina. Slogan migliore sarà premiato in occasione di Energy Med. Quindi. Ovviamente il premio non può che essere una bici bello, molto particolare. Sicuro. Ci sono anche premi per il secondo e terzo, in particolare saranno proposte delle visite, come dire, in città per le coppie, una tipo visita una romantica. Una bombola d'ossigeno viene anche regalata. No, diciamo il percorso che noi proponiamo a Napoli è un percorso molto facile. Voglio ricordare che l'anno scorso, nel 2015, abbiamo accompagnato più di 1000 turisti a Napoli in bicicletta. Ecco, iBike Naples. Esatto. Questa è un'iniziativa importantissima, esatto, della Anea. Quindi dei tour guidati in bicicletta. Pensate che iniziativa singolare. Poi a Napoli il tempo più o meno è sempre bello, quindi per i turisti, ma anche per voi napoletani e campani che volete riscoprire la città attraverso le due ruote, quindi fare un po' di moto in compagnia, divertendosi con la vostra famiglia, con il vostro partner, ma anche da soli, in questo itinerario che parte solitamente da dove? Dal centro, da via Toledo. E poi dove arriva? Percorre un percorso di 2 ore e mezza che è nella Villa Comunale, lungo via Caracciolo, Borgo Marinari, Santa Lucia, tutto un percorso abbastanza semplice.
che i turisti hanno trovato affascinante, sono rimasti veramente stupiti dalle mille bellezze di Napoli, dalle mille leggende di Napoli, ecco. Dal Munacello al Castel dell'Ovo costruito sull'uovo, le Napoli sotterranea, veramente abbiamo avuto quindi pareri entusiasti. Quindi tutte queste location toccate tutte con... Tutte location che può essere sia per i turisti stranieri che per quelli ma sì, per anche napoletani. Io sicuramente senz'altro ci verrò, caro Michele. Ringrazio anzi Michele Macaluso per Anea. Mi raccomando, l'appuntamento è con EnergyMed. Intanto richiamoci in questo evento alla Mostra Oltremare, così poi scoprirete anche tutti questi programmi e queste iniziative. Grazie, grazie Michele. Ci ritroveremo sicuramente. Intanto vi lascio 2 minuti di pubblicità, poi continuiamo ancora in studio la nostra mattinata insieme, domenica Luna Live, a tra pochissimo.